Allora, siamo giunti a conclusione e quest'ultima riflessione vuole partire dall'apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus, un testo che non leggiamo, ma un testo che riassume la situazione, ecco, in cui sono venuti a trovarsi i discepoli di Gesù, gli amici di Gesù, quelli della sua cerchia. Ecco, ancora una volta c'è questa idea del farsi vicino, dell'incontro. Loro camminano e una specie di straniero, di forestiero, ecco, si accompagna a loro e domanda: che discorsi vi state scambiando? Ecco, parlavano di quello che era accaduto in Gerusalemme e sentirlo dire così si fermarono tristi. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così straniero in Gerusalemme da non sapere ciò che gli è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: il caso di Gesù. Gesù è un caso. Il caso di Gesù, il Nazareno, notate, Gesù, il Nazareno, che era un profeta, potente in opere e in parole, davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. Come gran sacerdote i nostri capi lo hanno consegnato per essere condannato a morte e lo hanno crocifisso. Vedete, in una riga è raccontato il Gesù storico, quello che abbiamo detto poi, ecco, quindi questo loro modo, leggevano così, ecco, Gesù, il Nazareno, profeta, ucciso, è davvero un caso il suo. È un caso. Poi, noi speravamo che fosse lui quello che avrebbe liberato Israele. E anche qui, vedete, semplicemente un'annotazione. Questo Gesù che ha suscitato in noi delle speranze, ecco, di fatto, queste speranze sono andate deluse. Deluse. Aspettavano il liberatore di Israele. Aspettavano il Messia politico. E quindi, ecco, patiscono questa delusione. Allora egli disse loro: stolti e tardi di cuore. Ecco, non avete capito nulla di Gesù di Nazaret, il profeta, potente in opere e in parole. Non lo avete capito. Ecco, allora questa sclerocardia, questa durezza di cuore, non lo avete letto bene. Ma non capendo lui, ecco il discorso, non avete capito neanche il messaggio dei profeti antichi.
tardi di cuore a credere a quello che hanno detto i profeti. Cosa hanno detto i profeti? Che il Cristo, non doveva forse il Cristo patire tutto questo ed entrare nella sua gloria? I profeti hanno presentato un Christus patiens. Non avete riflettuto abbastanza. Già nelle scritture non avete pensato al servo sofferente di Yahweh. Non avete pensato a un Dio che si manifesta e che si manifesta nella debolezza del dolore. E allora ecco che cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo riguardava in tutte le scritture. Attenzione, qui succede un passaggio importante. Ecco, la lettura messianica, cristiana, delle scritture. Ormai le scritture, il prima e il dopo, noi le leggiamo da questa altura, che è il Messia crocifisso e risorto. È partendo da qui che c'è una lettura retrospettiva. E allora mi accorgo che c'è un filo d'oro nelle scritture. Questa, ripeto, è la lettura cristiana della Bibbia. Poi continua una lettura ebraica, ci sono tutte le varie. La lettura cristiana è una lettura retrospettiva. Non parto dall'inizio, parto dalla tomba vuota e dal dono dello Spirito nella Pentecoste. Parto dal risorto e dalla Pentecoste, quindi dallo Spirito, che è quello che ci rende non tardi di cuore a capire, e da lì leggo il prima e mi accorgo Mosè, la legge, i profeti, in fondo, ecco, testimoni di un filone che d'oro che attraversa tutta la scrittura e che porta alla lettura del volto di Dio nel suo Messia come il volto di un amante fino a morirne. Quindi, guarda che c'è già nel prima. Ed è questo, allora, la chiave di lettura che emerge all'interno di una sovrapposizione di letture. Perché quando leggo i libri sacri, ecco, attenzione, che la storia dei libri santi, che la storia della Bibbia è anche la fatica di Dio. Ma qual è la fatica di Dio? Quella di liberarsi dal volto che noi gli abbiamo dato. Guardate che nella Bibbia noi troviamo anche le proiezioni nostre su Dio. Non so se è chiaro. Troviamo anche le proiezioni nostre sul Messia di Dio, sull'inviato di Dio. Troviamo le nostre proiezioni su come immaginiamo l'uomo. Ecco che la Bibbia non è un libro in questo senso di buona edificazione. No? Quando apro il Decamerone vedo sempre scritto nuova edizione purgata. Quando, ecco, apro la Bibbia e no, non trovo nuove edizioni purgate. Non so se è chiaro. Mi capite? La Bibbia è tutto questo. Allora, ecco perché è difficile anche. Perché io mi trovo a volte di fronte a un Dio bifronte. È il Dio della pace ed è il Dio degli stermini, non so se è chiaro.
Allora mi domanda, ma come districarsi dentro questo? Ma la bellezza della Bibbia è questa proprio, che narra una esperienza, narra una vicenda, narra un racconto e lo narra, ecco, così come avviene storicamente. Allora c'è un criterio del quale posso dire, ecco, c'è un filone d'oro che alla fine mi dice, ma guarda che alla fine di questo cammino in cui Dio fatica a rivelarsi, e tu lo rivesti sempre delle tue proiezioni, ecco, guarda che dentro la Bibbia c'è tutto questo filone del Dio che fatica a rivelarsi e che finalmente si rivela pienamente. Questa è la lectio cristiana, finalmente si rivela pienamente in quel crocifisso risorto. Non so se è chiaro. Da questo momento il crocifisso risorto mi diventa la chiave di lettura del prima e mi diventa la chiave di lettura del dopo. Per cui tutte le volte che io cristiano, in nome della verità e in nome di Dio, uso violenza di coscienza o anche violenza fisica a un altro, io sono al di fuori della linea cristiana di Dio. Non so se vi spiego. Allora, per il cristiano, ecco, il Cristo, e Gesù gli spiega tutte le scritture, il Cristo crocifisso, risorto, diventa la chiave di lettura del volto di Dio. E diventa quindi il metro di misura dei volti di Dio che sono presenti nella stessa Bibbia, non so se vi spiego. Ecco, allora averlo questo criterio di discernimento, in lui ho il volto, ho davanti a me visibile il volto di Dio. Finalmente ho un metro di misura per ogni immagine su Dio, per ogni discorso su Dio, per ogni comportamento su, nato da ho fatto nascere da Dio. Questo è ciò che contraddistingue il discepolo nella storia. Il crocifisso risorto è la chiave di lettura del divino nella storia dell'umanità. E dice, attenzione, Gesù dice, questa chiave di lettura è già presente. Solo che questo Dio che ha fatto tanta fatica e che fa tanta fatica a rivelarsi, in lui ha deciso di rivelarsi in senza ombra di dubbio. Ecco. Quando venne la pienezza del tempo, ecco così. Poi dopo il discorso va avanti, quando furono vicini a un villaggio, Gesù a questo punto, ecco, e spiegò, quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece finta di proseguire, ma essi lo costrinsero a fermarsi dicendo, resta con noi perché si fa sera ed il sole ormai tramonta. Egli entrò per rimanere con loro. Il risorto è colui che rimane con loro. Per rimanere con loro, rimanete in me, rimanete nel mio amore, rimanete nella mia parola, rimanete. Ecco. E nasce la compagnia degli amici del Signore, rimanere con loro. Ora avvenne che mentre si trovava a tavola con loro, prese il pane, pronunziò la benedizione, lo spezzò e lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli disparve ai loro sguardi. Si dissero allora l'un l'altro, non ardeva forse il nostro cuore quando egli lungo la via ci parlava e ci spiegava le scritture? Cosa? Qui è la conclusione di tutto. Allora, ecco, il tutto il...
il cammino di Dio nella storia. Si conclude qui, uomini, volete riconoscermi? Vi lascio un gesto. Prendete un pezzo di pane e spezzatelo. Lo riconobbero nella frazione del pane. E qui c'è tutto il ricordo dell'ultima cena. Chi è Dio? Dio è colui che si spezza per te. Chi è Dio? Dio è colui che versa il suo sangue, la sua vita per te. Lo devi riconoscere così. A questo punto Gesù ha adempiuto il compito. Allora voi capite l'ultima cena? Fate questo in memoria di me. Quando vi riunite, fate quello che è stato fatto nell'ultima cena. Quando vi riunite, fate quello che è stato fatto in questo villaggio di Emmaus. Fatelo in ogni villaggio. E ciascun luogo dove si fa questo è il nostro Emmaus. Ecco allora come la memoria. Il compito degli amici di Gesù è questo. Che sotto il sole non si perda la memoria del Dio che si è fatto vedere in Gesù. E quel Dio che si è fatto vedere in Gesù, voi lo capite facendo il gesto più elementare della vita. Dio nel Figlio è per voi un pane che si spezza. È per voi un calice che si versa. A questo punto cosa dovete fare? Questo Dio dovete mangiare, questo Dio dovete bere, dovete cioè farne carne della vostra carne, sangue del vostro sangue. Questa è l'icona di Dio che dovete avere dentro di voi. Le conseguenze sono elementari. Non spezzerete più nessuno. Non verserete più il sangue di nessuno. Diventate chi mangiate. L'uomo diventa ciò che mangia. Diventerai un pane spezzato, diventerai un sangue donato, diventerai una parola che incendia i cuori. Poi può sparire. Lui, in noi, con noi, tramite noi, continua il suo cammino nella compagnia degli uomini. Capite? Ecco, e questo è il senso delle nostre celebrazioni. Dove lo incontriamo? Allora noi siamo dei viandanti che camminano con lui giorno dopo giorno, attenti alla sua parola. Dei viandanti che poi, una tantum, che nella tradizione è diventato il giorno del Signore, la domenica, si ritrovano a cena insieme. E a cena insieme annunciano, annunciate la morte, no? Annunciano e fanno memoria dell'evento più alto della manifestazione di sé che Dio ha fatto sotto il sole. Che è l'evento del crocifisso risorto.
Lì Dio si è detto in maniera compiuta, perfetta. Continuate, ecco, quindi a fare memoria di questo gesto, a celebrare questo gesto, ad annunciare questo gesto. Proprio una memoria dell'evento. Ma non basta far memoria dell'evento, cibatevi di questo evento. Questo evento, Dio che vi ama in Lui fino a questo evento, deve diventare l'incendio del vostro cuore. Quindi interiorizzatelo, mangiate. Dategli spazio nel cuore e cambieranno i piedi. Camminerete non più come coloro che mangiano gli altri, ma che si danno in pasto agli altri. Camminerete non più come coloro che prendono il sangue agli altri, ma danno la loro vita agli altri. Camminerete come coloro che non dicono parole senza senso agli altri, ma diranno parole che incendiano il cuore degli altri. Tutto qui, eh? Capite, no? Ecco, questa è la conclusione allora di, ecco, questo allora uno, e uno sa come cammina là, sa come vivere. Sa come vivere, ecco, appunto, nella, anche qui, nella confusione dei modi di vivere, il cristiano è quello chiamato a vivere in questa maniera. Ecco perché viene definito costitutivamente, il cristiano viene definito costitutivamente uno straniero, perché in qualunque luogo si trova, se vive in questa maniera, è uno straniero. Ma da dove vieni tu che vivi in questa maniera? Ma sei l'unico straniero qui? Allora ritornano i temi dell'inizio, il vivere in libertà. Ma come mai non vivi condizionato dalla tua famiglia? Come mai non vivi condizionato dal tuo paese? Come mai non vivi condizionato, ecco, da quello, dalla cultura dominante? Come mai non vivi condizionato da quello o da quell'altro partito politico? Non so se, ecco, come mai? Ma sei l'unico straniero? Vivo condizionato da questo Vangelo. Da questo Vangelo. E questa è l'alterità del cristiano nella storia. Ma non per orgoglio, per superbia, per credersi, ecco il problema di Gesù. Gesù, no, allora ritorno ai temi, Gesù non è né un superuomo né un eroe. È semplicemente un uomo secondo Dio. E amare la terra, volergli bene, dicevamo anche ieri, sapendo che essa ci attende per non privarla di questa testimonianza, per non privarla di questa alterità, di questa diversità. Ecco allora che nasce anche l'assemblea, che dovrebbe, l'assemblea domenicale, ha senso se per queste cose qui. Ecco allora che bisogna recuperarle, ecco, no? Cioè, bisogna recuperare l'anima dei gesti che facciamo. Non so se... Quindi, ecco, e allora qui... allora, in questo senso, anche volendo ridirlo in altri termini, se noi pensiamo poi, qui vi rimando anche un libricino che mi è caro, fa A cena con il Signore, che da qualche parte ci sarà. Ecco. Allora, che è proprio un invito,
che è un invito di illuminazione e di trasfigurazione. In fondo noi che siamo in diaspora, in dispersione, viviamo la nostra settimana con i nostri problemi. C'è un momento in cui siamo chiamati, convocati, no? Da uno che si chiama Gesù di Nazareth, il risorto, che ci invita a cena. E in questa cena il cuoco è il Padre, il fuoco è lo Spirito Santo, il quale cucina dei cibi crudi che siamo noi per renderci cibi cotti, buoni. E in questo senso trasforma quel pane e quel vino, trasforma il Padre, il cuoco, nel fuoco, lo Spirito, trasforma quel pane e quel vino nel corpo e nella presenza del risorto. Non sappiamo bene, ma nella presenza del risorto. E lo dona in pasto, perché si diventi simili a Lui. Mangiate e diventate l'icona del risorto. Ora ritornate a vivere come Lui ha vissuto. Ite, andate come Lui ha vissuto. Anche in un rapporto molto sobrio, molto sano, la domenica e i sei giorni. Vivete nei sei giorni alla luce di queste memorie. Ecco. Allora, guardando bene poi la struttura della messa, ecco che è un'opera davvero di illuminazione. La tavola. Allora mi chiedo, ma se mi invita a tavola, cosa mi porta da mangiare? Sono curioso di sapere i cibi. Se uno mi invita a cena, allora no, basta guardare la struttura della messa. I cibi fondamentali sono tre: il perdono, la parola e il pane vivo. Allora vado a tavola. Questi sono i cibi. Ho fame. Ma di che cosa ho fame? Allora ecco che Lui suscita anche le mie fame. Io ho fame di perdono. Io ho sete di perdono. Non so se... Allora a tavola ecco che accade questo. Lui mi si rivela nel Figlio. Il Padre, come si chiama? Perdono. Il Figlio chi è? È il perdono fatto carne. Io chi sono? Il perdonato. Per che cosa? Per perdonare. Ecco l'illuminazione. Dio, chi sei? Io mi chiamo perdono. Uomo, chi sei? Finalmente sono un perdonato. Uomo, che fai? Vado ad annunciare agli altri che essere perdonati e perdonare è la cosa più bella sotto il sole. I morti risorgono. I perduti sono trovati. Il perdono è un atto di creazione. Le cose di prima non sono più, di nuove ne vengono fatte. Vedete l'illuminazione. Conosco il nome di Dio nel Cristo. Conosco il mio nome, conosco il mio che fare. Vedete la trasfigurazione, la trasformazione. Il perdono che mi è dato diventa in me potenza che mi dischiude a prolungare nei confronti degli altri quello che Dio ha fatto a me. So se è chiaro. Questo davvero, nel mondo degli odi, nel mondo dei risentimenti, nel mondo delle ripicche, nel mondo delle conflittualità, nel mondo delle memorie impure, qui c'è pagine bellissime di Paul Ricoeur. La memoria impura
è quella che ricorda sempre i torti subiti e solo quelli al fine di conservare l'inimicizia. Il non perdono è assenza di futuro. Solo il perdono apre futuro, non so se è chiaro. Non perdono, non apre. Non perdono, vuole che le cose rimangano nella morte, così come sono. E si alimenta di ricordo. Allora mi invita a cena e dire, ma vuoi diventare diverso? Guarda, ricordati di una cosa. Tu stai davanti a me e stando davanti a me, tu sei, non faticare a fare l'esame di coscienza se sei peccatore o meno, ma cosa fatichi? C'è bisogno. Basta che tu guardi come io ti ho amato in Gesù Cristo, fino a dare la vita a te e a tutti che siete non buoni. Se tu guardi me, sei peccatore, perché tu ami, dai la vita, dai il perdono a chi ti toglie la vita? Io, Signore. Allora lui mi dice, questo ti rivela te stesso come peccatore. Infatti, chi è il fariseo? Il fariseo è quello che per sentirsi a posto ha sempre bisogno di fare il paragone con qualcuno che ritiene peggio di lui. Io non sono con quell'uomo laggiù, io non sono come quell'uomo laggiù, non so se è chiaro. Questa è la malattia che c'è dentro. Io, per ritenermi, io sono per bene. E quando io dico io sono per bene, intendo dire quelli non sono per bene. Ho già fatto, ecco. Allora lui mi dice, no, confrontati con l'amore e l'amore crocifisso, t'accorgerai che non sei per bene. Allora a quel punto lui mi dà il perdono. Puoi cominciare una nuova vita ad altezza di Cristo e di Cristo che ama fino a. Lui mi dà il perdono. Questo dà gioia. Altrimenti, ecco, questo dà, ecco. Prolungalo nei confronti degli altri. Lo stesso io di che cosa ho bisogno? Io ho bisogno di sapienza. Ho bisogno di saggezza. Allora lui si rivela nell'Eucaristia. Io sono luce. La mia parola è luce. Mangia la parola, come mangi il perdono, introietta. Diventerai figlio della luce. Vai. E vivi da illuminato. Non so se ecco, alla luce del Vangelo. Ecco perché io vado a messa. Vado perché sono una persona, non troppo però, anche lì bisogna stabilire, ecco, perché altrimenti poi se ne fa un atto di devozione. Non è, è un atto di trasformazione. No, mi capite cosa? Mi raccomando. È chiaro che poi c'è l'adorazione, la devozione, ma innanzitutto è un atto di verità. In quel momento Dio mi si rivela nel Figlio. Io mi chiamo perdono e mi dice il nome. Tu perdonato, il che fare, quello che ho fatto a te, perdono. Lì mi si dice, lui mi dice il nome, mi si rivela. Io sono luce, sono sapienza. Tu illuminato dalla mia sapienza. Ecco la rivelazione. Tu ti chiami, il perdonato si chiama poi illuminato. Vai, vivi alla luce della sapienza. Gli uomini aspettano questo. Da te aspettano perdoni e sapienza. Terzo, io sono l'amore incondizionato. E prende il pane e lo spezza. Tu sei l'amato in maniera incondizionata. Ecco il mio nome. Vedete il mio nome, il nostro nome. Amato, perdonati, illuminati,
amati. Mangiami, bevimi, vai, sai che fare. Sì, dedizione incondizionata all'altro, chiunque esso sia. No? A cena, rimane con noi lì e continua, quindi, a dire il suo nome, a dirci il nostro nome. Allora, io che sono sempre stato malato, dico io, ma io quando dico io intendo noi, di sapere come mi chiamo, vabbè, non mi basta dire, guardo la mia carta d'identità, dico ma non mi basta, io, ma come mi chiamo? Ma che ci faccio qui? Questa inquietudine, allora uno può incontrare l'amico che gli dice il nome, no? L'Apocalisse, scritto in una pietruzza bianca. Io lo faccio sempre alle coppie che battezzano i bambini, anche l'ultimo che ho fatto pochi giorni fa, sempre andate a prendere una bella pietra, lo fanno, scrivete la data del battesimo e ditegli, oggi ti è stato dato il nome. Quindi metti il nome del bambino o della bambina, oggi sappi, in futuro quando leggerai e gli conservi nella pietra, oggi ti è stato dato il nome. Tu ti chiami, la femminuccia, perdonata, illuminata, amata, di un amore eterno. Quindi in un domani, quando leggono quella pietra, dicono, ma cos'è accaduto quel giorno? Ah, è accaduto questo. Lo fanno, eh? È una condizione che io esigo. Allora è bello poi vedere queste belle pietre con la bella scritta e se la tengono lì nella stanza dei bambini. Poi alla fine, cioè, non basta dargli il nome del comune. Nato da donna, va bene. Nato sotto la legge, va bene. Nato da Dio. Questo è l'uomo. E questo è il compito. Poi è chiaro che il compito è quello. Perdonato per perdonare, illuminato per illuminare, amato per amare. E tutte le volte che vado a cena comincio sempre con il dirgli, sta settimana è andata così così, gli affido la settimana così così al suo perdono e si ricomincia da capo, ogni giorno come se fosse il primo e l'ultimo. Ecco allora che significa, questo discorso l'ho voluto fare perché il Gesù dei Vangeli equivale all'uomo secondo il Gesù dei Vangeli. Le due cose sono strettamente inscindibili. Ecco. Poi mi chiedo, allora capisco che il cuore gioisce a questo punto. Poi, è chiaro poi, qui allora, poi c'è anche l'intercessione, allora dice, ma la caritas, l'attenzione, ma l'attenzione agli altri viene da questo, il perdonato. L'illuminato, l'amato, che perdona, illumina, ama, poi sta attento all'altro. Allora, come Gesù, no? Sta attento al corpo dell'altro. Ecco. Se uno ha sete di acqua, ecco, prima di parlargli dell'acqua dello Spirito Santo, gli do l'acqua della fontana. Se uno ha fame di pane, prima di parlargli, ecco, del pane, della parola, gli do il pane. Poi potrò dire cammin facendo, ma guarda che non di solo pane vive l'uomo, ma prima non di solo pane, vuol dire anche di pane. Capite? No? Allora nasce quell'atteggiamento verso la vita con gli occhi aperti. Con gli occhi aperti. Allora rileggo tutti i Vangeli e mi accorgo di questo, ecco. Mi accorgo perché, ad esempio, uno ha i sensi.
ho gli occhi per vedere là ove il bisogno della persona è reale e non lo dice. Ho l'udito per ascoltare il gemito reale e non lo dice. Ho il fiuto per individuare il bisogno reale in chi non lo dice. Perché questa è la sapienza evangelica, eh? Cogliere il bisogno là ove le cose non vengono dette. Non so se è chiaro, ma il fiuto, l'udito, lo sguardo. Ho le mani per porgere la mano destra della riconciliazione. Ho i piedi per non far paura a nessuno. No? Beati i piedi portatori di buoni messaggi. Questo è un sogno. Io sogno sempre che i cristiani siano persone che vanno verso gli altri senza far paura a nessuno. Finalmente sotto il sole, qualcuno che non fa paura. Allora uno, ecco, e si cammina la vita così. Per cui, ecco, allora concludiamo con questo di Paolo della seconda lettera ai Corinzi, il capitolo 3, i primi versetti. La nostra lettera siete voi, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Voi siete una lettera di Cristo redatta da noi, vergata non con inchiostro ma con lo spirito del Dio vivo, non su tavole di pietra ma su tavole che sono cuori di carne. Allora voi capite una cosa: ciascuno di noi e ciascuna comunità è la lettera di Dio inviata agli uomini, da tutti leggibile, da tutti visibile. Dio non fa il venditore ambulante di Bibbie e il distributore ambulante di sacramenti. Invia al mondo uomini e donne trasformati dalla Bibbia, che è il libro dei credenti, e trasformati dal pane e dal vino, che è il sacramento dei credenti. Allora io mangio questo e mangio il pane e bevo il vino per una sola ragione: diventare nella mia carne la parola, nella mia carne il pane e il vino, essere il luogo attraverso cui lui, parola di Dio e pane di Dio e vino di Dio, continua a farsi vicino all'uomo come presenza di sapienza, di amore e di gioia. Diventare noi questo Vangelo di Dio nella compagnia degli uomini. Non da superuomini, no, non da aristocratici, no, ma da gente semplice, e non aver paura della nostra debolezza, della nostra fragilità, della nostra infedeltà. Il problema vero è riconoscerlo e sapere che è piaciuto a Dio fare le sue grandi cose, il cantico di Maria, attraverso di noi che siamo piccola cosa. Concludiamo così.